Quindi con queste pistole, quando ci dà il segnale Bernardo Provenzano, perché c'era un segnale, se non c'era il segnale non si sequestravano. C'è stato quel segnale, allora io subito vado, prendo al capo Il generale il generale del Sud America, lui bravissimo, alza le mani, detto cammina. Nel frattempo, a fianco a me, neanche 2 o 3 metri, c'era Saverio Furnari, che c'ha il suo uomo, un uomo dell'alta finanza, un italiano, non ricordo più come si chiama. Questo, bene. allora, tutti e quattro facciamo il nostro dovere di, li stiamo sequestrando, puntando con le pistole e portarle dentro la macchina, sorvegliata da quattro uomini, Dei servizi servizi segreti segreti, deviati. certo. All'improvviso, ma dopo pochi metri, sento colpi di pistola, pom, pom, allora, voglio precisare che nel momento in cui sequestriamo questi uomini, siamo in un grande spiazzale, è una villa, un podere, in provincia di Latina. E sento due colpi di pistola che spara, bastardo, traditore, pum pum, ed è proprio vicino a me. E lì Saverio Furnari è dietro di lui, no? E all'improvviso dice: Enzo, Enzo, sparaci, sparaci! Perché si è inceppata la pistola di Saverio Furnari. Io, è un ordine, è un capodicino della famiglia, Certo. vedo il pericolo del. Oh, Saverio Furnari è l'uomo fidato di Francesco Messina Denaro, il papà di Matteo Messina Denaro. Enzo, sparaci, sparaci! Cosa faccio? Lascio il buon generale, che è stato bravissimo. Come un felino, un salto, con la pistola che avevo, gli do due colpi, me ne ricordo sicuro, forse tre, tum tum, in testa, è cascato come un sacco. Non ha sofferto però, l'unico uomo che ho ucciso non ha sofferto, ma è stato un ordine, dovevo farlo, mi avrebbero tagliato a pezzi. Casca per terra. C'è una pistola di piccolo calibro, una 6,35. Io cosa faccio? Perché poi sono io l'autore in quel momento di. Mi abbasso, prendo quella pistola, lì c'è Francesco Messina Denaro che era vicino a Andreotti, al cardinale, Che hanno visto a tutto. Michele Lucchese, no, perché sparava nella direzione dove c'era pure il mio capo. Certo. Potevo ammazzare il mio capo. Quello era disperato. Ha fatto un errore madornale, ovviamente. Va bene. Allora prendo la pistola, io appartenendo a un uomo della famiglia di Castelvetrano, il mio capo assoluto Francesco Messina Denaro, prendo la pistola e gliela consegno. Prendo la pistola nelle mani del morto e gliela consegno a Francesco Messina Denaro. Lui mi fa una bella carezza, bravo Vincenzo. Ho capito. Ecco, questa. Ma una cosa che mi è rimasta ancora più impressa, che tuttora sono amareggiato, triste per queste cose, no? Perché viene Andreotti, dopo che consegno la pistola a Francesco Messina Denaro, io guardo il campo lì, Andreotti insieme al cardinale si avvicina, ma non fai l'ultima, l'estrazione, come si dice là? L'estrema unzione. L'estrema unzione, ma non fai l'estrema unzione a questo cadavere? Giulio Andreotti, lo dico al cardinale, il cardinale lo guarda, dice andiamo che si è fatto tardi, Certo. ma quale estrema unzione? Quello un diavolo, il cardinale Macchi, e questo l'ho dichiarato ai magistrati decenni fa, questa entità. Ora andiamo avanti. Ora sono confermate queste cose. Allora, lei afferma di aver visto personalmente gli uomini che erano al vertice.